I pasticciotti presentano le invasioni barbariche. Con l'espressione invasioni barbariche, gli storici intendono una serie di scorrerie che popoli accomunati dal non essere romani e definiti barbari compirono all'interno dei confini dell'Impero Romano, dal 166 al 476 d.C., fino alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Oltre i confini settentrionali dell'impero, infatti, nelle foreste del nord Europa vivevano popolazioni seminomadi, indicate genericamente con il nome di Germani e definiti barbari, perché non parlavano il latino e la loro lingua suonava alle orecchie dei romani come un indistinto brontolio, simile a bar-bar. Da lì il nome barbari. Lo scrittore latino Tacito li descriveva dicendo che avevano occhi azzurri di intensa fierezza, chiome rossicce e corporature gigantesche, adatte solo all'assalto. Essi vivevano in villaggi di capanne, praticavano caccia e allevamento, erano abili nella lavorazione dei metalli e coltivavano le terre ottenute bruciando parti di foreste. Ma quando l'ambiente non dava più sostentamento, si spostavano. Vivevano in gruppi di famiglie imparentate tra loro, i clan. E i gruppi di clan formavano le tribù. L'insieme delle tribù formava infine un popolo ed erano governati da un re eletto dall'assemblea dei guerrieri. Ma quali erano i principali popoli germanici? C'erano i Goti, originari dell'isola di Gotland, in Svezia, da cui presero il nome. I Goti si divisero poi in Visigoti, noti anche come Goti dell'Ovest, e Ostrogoti, ossia i Goti dell'Est, stanziati nella Russia meridionale. Ancora oggi il modo di dire parlare in ostrogoto significa parlare in modo incomprensibile o gravemente scorretto. C'erano poi i Sassoni, originari dei territori dell'odierna Germania e dei Paesi Bassi, il cui nome significa gente di spada, poiché erano considerati molto bellicosi. I Vandali, invece, erano una popolazione germanica orientale. Noti per le loro stragi feroci e le selvagge distruzioni, ancora oggi la parola vandalismo indica la tendenza a distruggere e danneggiare cose ed edifici. C'erano poi i Longobardi, una tribù germanica probabilmente di origine scandinava. Il nome Longobardi deriverebbe dal fatto che questa gente non conosceva né rasoi né forbici e per questo portava barbe lunghissime. I Franchi, infine, furono un popolo germanico occidentale che stabilì un reame duraturo in Gallia, a cui cambiarono il nome in Francia, cioè terra dei Franchi. La principale fonte di ricchezza dei barbari era la razzia. Gruppi di guerrieri assalivano un villaggio e depredavano gli abitanti. Negli anni di maggior forza dell'impero, difficilmente queste tribù attaccavano le città romane. Ma con l'inizio della crisi le cose cambiarono e i barbari organizzarono scorrerie e saccheggi sempre più frequenti nelle province romane. Inizialmente, quindi, le invasioni barbariche avevano il solo fine di saccheggiare.
Poi però, dalla seconda metà del IV secolo, le scorrerie si trasformarono in vere e proprie migrazioni di intere popolazioni, che da seminomadi diventarono sedentarie e si stabilirono nell'Impero Romano. I Romani riuscirono per lungo tempo a controllare gli attacchi dei barbari. Strinsero alleanze con alcune tribù e assoldarono nell'esercito romano molti soldati germanici. Ma alla fine del IV secolo la situazione peggiorò, perché un popolo proveniente dall'Asia, gli Unni, attaccò le popolazioni germaniche, che in fuga oltrepassarono i confini dell'impero con massicce invasioni. I Visigoti arrivarono fino a Roma e la saccheggiarono nel 410 d.C. Poi fu la volta dei Vandali nel 455 e infine degli stessi Unni, che penetrarono all'interno dell'impero seminando terrore e morte nell'Italia settentrionale. Gli Unni erano guidati dal famigerato Attila, soprannominato Flagello di Dio per la sua ferocia. Si diceva che dove fosse passato Attila, l'erba non sarebbe più ricresciuta. Invasione dopo invasione, l'impero romano d'Occidente, sempre più indebolito, aveva ormai i giorni contati. Nel 476 d.C., il re degli Eruli Odoacre conquistò l'Italia e depose l'imperatore Romolo Augusto. Ciò segnò convenzionalmente la fine dell'impero romano d'Occidente e con essa la fine della storia antica e l'inizio del Medioevo. L'impero romano d'Oriente, invece, più protetto dalle minacce dei barbari e forte dei suoi ricchi commerci, continuò la sua storia per altri 1000 anni e Costantinopoli divenne una seconda Roma. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.